l'ultimo relatore della mattinata, Massimo Lavezzini, che è direttore del personale di PSA, Stack Terminal Contenitori del porto di Genova. Ecco, sono molto contenta di poter contare su questa testimonianza, perché ragioniamo di organizzazioni nell'era dell'imprevedibilità e in questo momento lo sappiamo che tutto ciò che avviene nei porti è soggetto a un grandissimo tasso di imprevedibilità. Abbiamo visto insomma il blocco delle merci, insomma, nella prima parte della pandemia. Abbiamo visto recentemente come il blocco una nave, insomma, incagliata nei canali di Suez abbia bloccato il blocco delle merci, con ripercussioni non solo nell'immediato sui porti, ma ripercussioni anche insomma nelle settimane successive, perché poi il traffico ovviamente deve essere contingentato, e quindi insomma tutta l'attività dei porti deve essere riorganizzata. Quindi dottor Lavezzini, buongiorno innanzitutto, grazie. Buongiorno a voi, buongiorno, grazie per l'invito. E soprattutto grazie per introdurre un altro tema che ancora non era entrato nell'agenda della nostra mattinata, perché cerchiamo di capire come appunto in questo ragionamento sulle riorganizzazioni non si può escludere il dialogo con il mondo sindacale. Quindi grazie, dottor Lavezzini. Sì, infatti, cioè io cerco più che altro, ovviamente contestualizzando un po' quella che la nostra realtà aziendale, una realtà all'interno del porto di Genova. Noi abbiamo come PSA SEC 230 dipendenti, ma ne, diciamo che ne occupiamo almeno un altro centinaio con risorse esterne. Facciamo parte dal 2020 del gruppo PSA, che è la Port Authority of Singapore, che qui a Genova ha un altro terminal con 660 dipendenti e altri 300, diciamo, di personale indiretto. Ecco, contestualizzando, il porto di Genova è un porto storicamente sindacalizzato e questo può essere, diciamo, può essere anche un valore aggiunto ed è quello che, diciamo, noi come PSA stiamo cercando di fare, quindi avendo un dialogo sempre più diretto, trasparente col sindacato. E devo dire che la pandemia, per certi versi, è stato quasi un facilitatore di questo dialogo col sindacato. E noi, in effetti, come azienda, né come PSA Genova Pra, che è l'altro terminal di PSA qua a Genova, né come PSA SEC, ci siamo mai fermati. Quindi le navi sono sempre arrivate al porto di Genova, sono sempre state imbarcate e sbarcate, e quindi lontano 14 mesi fa, perché sembrano molto lontani, però diciamo che abbiamo sempre cercato di dare un servizio ai nostri clienti il migliore possibile. Devo dire che anche questo, un po' come diceva Elisabetta Pittaluga prima, mi ci sono ritrovato molto, perché poi ci è stato riconosciuto dai nostri clienti. Noi siamo un'azienda, come direi quasi tutte le aziende portuali, che lavora H24, 7 giorni su 7, e a differenza di molti altri, abbiamo potuto remotizzare solo una minima parte delle nostre attività, perché ovviamente lo sbarco in barco delle navi non può avvenire da casa, ma deve avvenire sulle gru, su tutti i mezzi di movimentazione, fisicamente qua in azienda. Devo dire che io stesso sono sempre venuto qua in azienda proprio perché i problemi erano tanti e tali da affrontare quotidianamente, per cui il rapporto è diventato ancora più di maggiore coesione anche con la rappresentanza sindacale unitaria, la RSU, con cui, diciamo, abbiamo risolto, devo dire, davvero tanti problemi, proprio perché sia dalla parte aziendale che dalla parte sindacale il motto era: il porto non si può fermare, perché comunque forniamo un servizio per, diciamo, proprio per la comunità nazionale, se non addirittura internazionale. Da qui passa tutto, passano gli alimenti, passano le medicine, e quindi tutti abbiamo capito che non potevamo fermarci e che comunque, pur con tutti i rischi che c'erano, dovevamo andare avanti. E devo dire che questo è stato facilitato da un percorso che io avevo già cercato di iniziare nel 2019, costituendo una commissione paritetica che, seppur ha delle implicazioni, diciamo, più di natura sindacale, però è una commissione che
che è per il miglioramento dei processi produttivi e della conciliazione vita-lavoro. Quindi nel maggio 2019 con le organizzazioni sindacali ho firmato un accordo di questo tipo, che però poi fa sì che si fanno dei tavoli in cui le persone non hanno titoli, ma ci sono sei lavoratori e sei rappresentanti dell'azienda che su varie tematiche vanno a cercare di risolvere, diciamo, i vari problemi che via via si devono affrontare. E in quella, diciamo, in quel momento anche di problemi legati al Covid, alla pandemia, abbiamo attivato una commissione paritetica che poi era un po' un comitato di crisi, come appunto è stato nominato prima anche dalla dottoressa Pitaluga, in cui abbiamo cercato di risolvere tutti i problemi che dovevano garantire la continuità aziendale. Quindi abbiamo ridotto i turni di mezz'ora per evitare che ci fosse contatto tra personale smontante e personale montante, sanificazione dei mezzi, sanificazione di tutti i luoghi di lavoro, però davvero con orgoglio, posso dire, ma con orgoglio anche proprio dei miei colleghi lavoratori che vanno sui mezzi, che non ci siamo mai fermati un istante, quindi abbiamo potuto dare questa continuità. E devo dire che il tema delle organizzazioni robuste mi è piaciuto da subito il titolo, perché secondo me l'organizzazione robusta, un po' come tutte le organizzazioni, anche piccole come può essere la famiglia, è legata un po' a dei temi che sono, secondo me, quello di comunicare bene, quello di coinvolgere le persone che fanno parte di questa organizzazione, ci cioè deve essere dialogo, rispetto, collaborazione. E quindi, tenuto conto appunto che noi abbiamo a che fare comunque con una sindacalizzazione che probabilmente è più alta di quella che può essere la media nazionale, addirittura ormai ci sono aziende in determinati comparti dove forse il sindacato o non c'è, o comunque non è un sindacato aziendale, è un sindacato più di tipo settoriale, che comunque non vive l'azienda quotidianamente. Abbiamo cercato appunto di operare per migliorare i processi produttivi e per risolvere tutte queste problematiche. Noi comunque già insieme al sindacato avevamo fatto dei gruppi di lavoro per coinvolgere tutte le persone, per migliorare ancora prima della commissione quella che era la nostra attività, costituendo un'email a cui poi tutti i lavoratori, no, e il processo è quello dei gruppi di miglioramento. Quindi devo dire, non è che abbiamo inventato nulla, l'abbiamo solo rielaborato. Abbiamo cercato di far capire a tutti i lavoratori, perché essendo una realtà di 230 dipendenti e non come quella del dottor Albini, dove sono migliaia e migliaia e su tutto, diciamo, territorio nazionale, per poi andare invece anche ovviamente fuori dall'ambito nazionale, abbiamo coinvolto tutti e tre i 230 dipendenti, quindi anche in un percorso faticoso, però dove le persone hanno avuto modo di dire la loro, di dare suggerimenti, e soprattutto abbiamo attivato un canale tramite appunto un'email, gruppi di miglioramento, per cui le persone continuano a dare dei loro suggerimenti, e soprattutto noi cerchiamo di dare un feedback, perché le cose importanti, questi progetti, quando li lanci, possono essere anche un autentico boomerang se poi non dai le risposte ai lavoratori, al sindacato, così facendo vedere che tu effettivamente, diciamo, il miglioramento che viene richiesto, che può essere in ambito di sicurezza o di processo produttivo, lo vai poi a portare a terra e quindi cerchi di dare una risposta. Qualche volta può essere anche una risposta negativa, ma solo il fatto che hai preso in carico questa idea di miglioramento è sicuramente molto importante, crea ingaggio e crea appunto quell'engagement di cui parlavamo prima, e devo dire che poi mi sono ritrovato negli interventi di tutti i colleghi. Ecco, dottor Avezzini, scusi, lei ci sta raccontando che siete riusciti a passare, insomma, da una contrapposizione ad una situazione di dialogo. Ecco, forse è bene soffermarci su questo, perché non è un passaggio Era un così. passaggio molto importante, ha fatto bene a ricordare, perché guardi, questa cosa è avvenuta proprio attraverso un momento di conflittualità molto forte. Ora, senza andare proprio No, no, sulla tematica, comunque era una tematica legata alla sicurezza,
in cui alcune rumors all'interno dell'azienda avevano fatto sì che il sindacato avesse recepito che ci fosse una pericolosità in alcuni macchinari che noi utilizzavamo, perché comunque erano venuti a fare dei controlli, quindi senza andare poi nello specifico, ma non era assolutamente vero, però probabilmente lì abbiamo fatto autocritica, abbiamo detto, beh, evidentemente abbiamo comunicato male, non abbiamo dato tutte le informazioni sia ai lavoratori sia alle organizzazioni sindacali, quindi non ci siamo posti dietro a una conflittualità in maniera conflittuale, abbiamo cercato di ribaltare la situazione, abbiamo aperto un tavolo, abbiamo fatto con loro tutta una serie di controlli su questi macchinari proprio insieme sia a chi doveva ispezionarli, l'azienda, sia il sindacato, e da lì in poi abbiamo detto dobbiamo comunicare meglio, di più e in maniera tempestiva. Cosa vuol dire? Mai essere superati da il porto di Genova è un porto diciamo che è molto ambito anche dai media, piuttosto TV, piuttosto che giornali, forse probabilmente siamo diciamo la parte produttiva forse più importante di Genova, perché il porto comunque è il primo porto italiano, uno dei primi del Mediterraneo, e quindi il complesso di tutte, non certo solo noi, ma il complesso di tutte le aziende dà veramente tanto lavoro diciamo, in ambito genovese, quindi abbiamo anche un eco sulla stampa importante. Quindi abbiamo detto evitare che qualsiasi informazione che i lavoratori devono sapere prima poi non venga data o venga addirittura venga conosciuta poi dai giornali piuttosto che da un servizio televisivo, e soprattutto su tematiche che sono tipiche della nostra azienda, cercare di comunicare di più e meglio. Siamo partiti con dei tavoli, siamo poi arrivati a un'app aziendale in cui diamo in maniera tempestiva comunicazioni legate anche proprio alla vita aziendale, ma che non riguardano anche il lavoratore, ma che riguardano proprio magari delle azioni che noi stiamo facendo, magari di acquisizioni piuttosto che di operazioni che vengono fatte a livello di gruppo da PSA. Abbiamo messo dei monitor in tutta l'azienda, tutte cose che non c'erano, dove passiamo dati sia delle comunicazioni aziendali, anche comunicazioni di sicurezza legate alla pandemia, ma poi ci siamo allargati anche a quella che è la produttività aziendale, cioè i lavoratori sanno in tempo reale quando arriva la nave, la produttività che stiamo facendo su quella nave, quante diciamo, persone stanno lavorando, la produttività di tutti i mezzi. Quindi abbiamo insieme a loro, perché sono anche suggerimenti che ci sono arrivati dai lavoratori, cercato di migliorare questo aspetto del coinvolgimento della comunicazione, perché è fondamentale e noi lo abbiamo visto appunto in un momento tragico come quello della pandemia. Beh, Quindi insomma, la tutto è nato da un partecipazione. momento conflittuale per poi invece arrivare a un momento come oggi, dove non dico che sono rose e fiori, perché poi su alcune tematiche io devo dire che rimango, allora, sono molto contento di questa giornata dove mi porto a casa. Intanto tante belle esperienze da parte di colleghi, ma devo dire anche lo spot che ci ha fatto il professor Rebora, effettivamente da qui nasce l'idea che la funzione risorse umane, la funzione della direzione personale sia molto strategica nell'azienda. Se me lo dico io che faccio parte della direzione del risorse umane, ovviamente sono di parte, però comunque io ci credo molto, perché poi sento da parte di tutti che questo lavoro lo facciamo con molta passione. E poi anche l'idea effettivamente che sta passando, io vedo che le aziende sono molto pronte ad affrontare i problemi e hanno messo in atto le migliori capacità, e non si parla qui di ridurre il personale piuttosto che fare azioni tra virgolette negative, ma invece di migliorare quella che è l'attività, cercare di portarla, di traghettarla verso una modalità diversa di lavoro, perché ci siamo andati in maniera molto violenta, uso questo termine, ora ci dovremo arrivare in maniera un po' più pianificata, un po' più programmata. Ecco, stiamo toccando davvero tantissimi temi rilevanti, perché di fatto stiamo dicendo che andiamo ad irrobustire le nostre organizzazioni attraverso la partecipazione, attraverso la trasparenza, perché il meccanismo, Sì. insomma, che è stato introdotto
all'interno appunto dell'organizzazione del dottor Lavezzini poggia di fatto sulla trasparenza, sulla condivisione e sulla partecipazione. Quindi insomma, abbiamo studiato anche nelle pagine di sviluppo organizzazione quanto la partecipazione sia alla fine una leva fondamentale di engagement. Non so se su questo Gianfranco vuoi fare un commento. Sì, grazie. No, mi pare che lei ci ha consentito di allargare il discorso anche ad alcuni altri fattori che riguardano comunque l'incertezza, l'imprevedibilità, no? E la necessità di prevenire, insomma, quindi sia il tema del conflitto, insomma, dell'elemento eventualmente conflittuale anche all'interno dell'azienda, ma anche un po' il tema della sicurezza del lavoro, no? Quindi della prevenzione degli incidenti. Quindi ci sono molteplici fonti di incertezza e quindi su questo piano qui mi pare sono molto significative. Insomma, una risposta attraverso la comunicazione, il dialogo, ma anche strumenti molto concreti, no? Di informazioni aggiuntive, quindi come gestendo questo si può andare su due tipi di obiettivi: uno, dal conflitto passare alla collaborazione, ma due, anche mettere in atto azioni di prevenzione, no? Nel settore della sicurezza del lavoro, che vediamo Assolutamente. Sì, che è è un un tema tema sempre validissimo. molto, molto Sì. attuale. E Il qui c'è tema anche della il sicurezza tema. ovviamente è importantissimo, nei porti lo sentiamo molto, come gruppo PSA investiamo tantissimo in sicurezza e quindi sarebbe veramente un delitto buttare via tutto perché questo non viene comunicato magari nella maniera corretta. Tutte le nostre aziende sono certificate sicurezza ambiente, anche noi come Gualapac della dottoressa Pitaluga abbiamo un nostro report di sostenibilità fatto assolutamente in casa e siamo anche noi al terzo report di sostenibilità, per cui stiamo cercando di curare oltre che gli aspetti più tipici della sicurezza anche quelli ambientali, perché ovviamente un porto non è un'azienda produttiva che inquina come diciamo attraverso la produzione, ma arrivano le navi che come sappiamo comunque sono un elemento inquinante. La Port Authority di Genova sta investendo molto su questo, sta cercando di, anche se ovviamente è un processo lungo, l'elettrificazione delle banchine, proprio per diminuire l'impatto dell'inquinamento delle navi, e quindi anche noi stiamo facendo nel nostro piccolo, stiamo cercando di andare su mezzi sempre meno inquinanti, di cambiare anche banalmente le luci, diciamo che dei piazzali, che comunque devono, lavorando H24, noi abbiamo un piazzale che di notte si deve vedere come di giorno con delle luci LED a basso impatto. E quindi questo è tutto. E in questo il coinvolgimento delle persone è molto importante, perché sennò poi c'è un'azienda che fa e un dipendente che viene qua, fa le sue 6 ore di lavoro, va a casa e non è a conoscenza di tutto quello che viene fatto dall'azienda. Quindi tutte queste attività che stiamo facendo a livello di comunicazione e di trasparenza servono su questo. Poi la trasparenza ovviamente bisogna averla anche nei momenti negativi, perché non è che bisogna buttare la polvere sotto al tappeto quando ci sono delle problematiche o quando hai comunque diciamo, dei problemi che poi possono essere anche affrontati magari in parte anche con una normale, chiamiamola, conflittualità che può essere quella di una trattativa sindacale. Sicuramente io parlo molto bene del sindacato, nel senso che comunque cerco di avere, sono direttore personale qua da oltre 20 anni e quindi di avere un rapporto che sia sempre produttivo, proficuo e basato sul rispetto, che è il rispetto dei ruoli, ma soprattutto il rispetto delle persone, perché se noi parliamo di organizzazioni robuste, dobbiamo parlare appunto di dialogo, collaborazione, però ci deve essere grande, grande rispetto. E quindi attraverso questo cercare di affrontare sempre i problemi e di migliorare, perché il miglioramento continuo è quello che poi deve essere un po' la nostra stella polare per cercare di portare fuori anche diciamo, da momenti difficili come questo le nostre aziende. Però per dire anche per dare un elemento positivo, io devo dire che noi siamo un'azienda appunto
di 230 dipendenti, ma anche noi non abbiamo nel prossimo futuro l'idea di andare a ridurre il personale, ma anzi, attraverso magari nuove figure che via via diventeranno sempre più strategiche nell'azienda, andare alla ricerca di queste figure, quindi di portare a bordo ragazzi giovani, soprattutto magari attraverso il rapporto con l'università o rapporto comunque con enti come può essere l'ITS, che secondo me a me ha fatto molto piacere che il nostro presidente del Consiglio Draghi abbia nominato gli istituti tecnici superiori, perché secondo me sono ancora, diciamo, poco visibili rispetto invece che all'importanza che possono avere in parallelo con quella che era la classica laurea. Sono stati anche stanziati dei fondi Esatto, considerevoli importanti. per questo, sì, 1,5 milioni di euro, certo, 1,5 miliardi di euro. Ecco, importante, mi ha fatto piacere, insomma, sottolineare il tema della sicurezza, perché chiaramente il dibattito è un tema tristemente di cronaca recente. Lo abbiamo anche approfondito sul nostro quotidiano Parole di Management, Certo. quindi vi invito a consultare anche il nostro quotidiano, perché è stato oggetto di più di una riflessione, quindi questo è certamente un tema. Ecco, immagino, lei ha detto, un'organizzazione di 230 dipendenti, ecco, immagino che il vostro non sia un lavoro che si può dematerializzare, ecco, non credo che si possa gestire così, a livello smart o remotizzandolo, ecco, quindi possiamo forse fare un passo avanti, ecco, in che modo questa esperienza vi consente di avere irrobustito, vi ha consentito di irrobustire la vostra organizzazione. In che modo avete utilizzato questa esperienza, che è stata oggettivamente un'esperienza negativa, per fare un passo avanti? Ecco, ce l'ha raccontato in dialogo con il sindacato, certamente è un'esperienza positiva, ma ecco, in che modo, la sua organizzazione si può considerare più robusta? Beh, allora, direi scindendo un po' quello che è un po' anche l'area del nostro personale. Abbiamo anche noi una parte impiegatizia e ovviamente abbiamo messo in smart working, in lavoro agile, tutti quelli che potevamo mettere e magari lasciando qui, diciamo, nella posta all'inizio nessuno, poi piano piano facendo rientrare solo poche persone e in assoluta sicurezza. E quindi questo è stato fatto in maniera molto rapida e quindi dando fiducia alle persone. Questa fiducia è stata ampiamente ripagata, anzi devo dire che abbiamo ottenuto, ma non abbiamo mai avuto nessuna problematica da parte degli uffici che sono stati remotizzati e siamo riusciti a remotizzare anche uffici operativi che onestamente non pensavamo che si sarebbe potuto lavorare in questa modalità. E sull'altra parte devo dire che poi forse la parte è quella più pesante, perché ovviamente la parte operativa intesa appunto come movimentazione, quindi come personale operativo, è quella la stragrande maggioranza, è stato quello dalla parte dell'azienda di grande attenzione verso le persone. Hanno visto veramente un investimento da parte dell'azienda, nei momenti, se vi ricordate, mascherine che costavano 6 euro l'una, i materiali igienizzanti che non si trovavano, dove l'azienda non ha lesinato sicuramente investimenti proprio per cercare di lavorare in grandissima sicurezza, quindi fin da subito misurando la temperatura all'ingresso, dando a tutti una mascherina ogni giorno, sanificando ogni cambio turno, il mezzo, quindi come ho detto riducendo anche i turni di mezz'ora. E quindi questo è stato visto anche dal personale con una grande attenzione, sapendo anche loro consci che comunque non potevano lavorare da casa. Dall'altra parte ci portiamo a casa anche un grande riconoscimento verso i lavoratori, perché devo dire che nessuno, e dico, quando dico nessuno, nessuno ha giocato su questa crisi pandemica non venendo a lavorare semplicemente o perché aveva paura o perché comunque ha utilizzato questa modalità per stare a casa. Quindi chi stava a casa perché realmente stava male, perché poi come tutte le aziende abbiamo avuto anche noi alcuni problemi Covid, fortunatamente tutti risolti in maniera buona e senza anche grossi impatti lavorativi, perché non abbiamo mai avuto cluster, ma dei
dei lavoratori a livello individuale positivi, probabilmente positivizzata, tra l'altro prese più in ambito familiare, che io direi che dicevo sempre al sindacato, probabilmente l'ambito qui del lavoro, e loro condividevano, forse è quello più sicuro in assoluto. Perché comunque è un lavoro che si fa all'aperto, quando sali sul mezzo sei da solo, è il mezzo igienizzato, non vieni a contatto con altri colleghi. Gli spogliatoi li abbiamo lasciati aperti, ma erano contingentati e sanificati 2 volte al giorno, quindi c'era un'attenzione che probabilmente, ecco, a casa non si riusciva neanche ad avere. Quindi anche questo ha portato sicuramente una maggiore coesione, e secondo me, cioè, ci siamo portati a casa una grande relazione. Io ho fatto delle riunioni con il sindacato in mezzo al piazzale, perché appunto venivo qua, poi visto che era più sicuro, invece che farlo in un'aula formazione, farlo diciamo in un'area all'aperto, ci siamo riuniti anche all'aperto, e quindi abbiamo fatto delle riunioni, poi siamo arrivati anche alla modalità a distanza, quindi io con la mia RSU ci sentivamo di sabato e domenica, io a casa, ognuno collegato a casa, perché magari veniva fuori il problema del giorno, perché lì, lavorando 7 giorni su 7, i problemi non andavano mai in vacanza. È chiarissimo, no? Davvero la ringraziamo molto per questa testimonianza. Se dovesse così riassumere davvero in 2 parole, così lei cosa si porta a casa da questa esperienza e come vede così il suo futuro all'interno di questa organizzazione? Ma la fiducia, devo dire, avere fiducia delle persone con cui lavori, e quando dico quelle con cui lavori non sono i collaboratori stretti ma tutti i lavoratori, avere fiducia nel sindacato. Poi il sindacato è fatto di persone, quindi ovviamente come tutte le organizzazioni anche loro diciamo sono fatte di persone, quindi ci sono quelle con cui dialoghi meglio, quelle con cui dialoghi meno bene, ma però c'è un rapporto che comunque ci possiamo portare a casa e possiamo affrontare le sfide del futuro in maniera, secondo me, migliore, perché come dico sempre, l'innovazione, i cambiamenti ormai sono all'ordine del giorno. Dovete solo decidere se volete governarli insieme alle aziende o se vi volete opporre, quindi questo poi alla fine farà sì solo che ci saranno dei ritardi, ma queste innovazioni, questi cambiamenti comunque ci saranno. Mi pare che abbiamo sposato la prima linea, che sarà quella di governarli insieme all'azienda. Bene, grazie dottor Lavezzi. Grazie a voi. Getta una nuova luce, perché insomma, abbiamo visto che anche una nuova relazione con il sindacato è possibile. Devo dire, trasversalmente in tutte le nostre testimonianze che abbiamo raccolto è stata sottolineata l'importanza della relazione, quindi è chiaro che di questa fa parte anche la relazione con il mondo sindacale. Quindi ci sono anche delle opportunità, tra l'altro, perché anche che il governo e lo Stato, quando legifera, fa sì che comunque ci devono essere degli accordi sindacali per fare determinate cose. Adesso mi viene in mente l'ultimo, il Fondo Nuove Competenze, certo, sulla formazione. Io voglio fare formazione, normalmente la parte che riesco a finanziare è quella dei costi vivi che io ho rispetto alla docenza, alle aule, al materiale didattico, ma non quello del mancato reddito degli allievi. Col Fondo Nuove Competenze, ma da cui devo passare attraverso un accordo col sindacato per la riqualificazione dei lavoratori, mi posso portare a casa anche, tra virgolette, il finanziamento appunto di questo mancato reddito allievi. Quindi comunque secondo me conviene ad ambo le parti avere un buon rapporto, ad avere un rapporto costruttivo. Ecco, conviene il dialogo. In questa pandemia ci siamo allenati anche a dialogare attraverso le piattaforme. Questo è certamente una competenza che ci portiamo a casa. Adesso, insomma, la sfida sarà un po' alimentarlo questo dialogo, quindi proseguire con questa, direi, in modo deciso con questa impostazione. Quindi certo. La ringraziamo. Ti faccio una battuta rispetto a quello che diceva il dottor Albini, che ci sono manager che vorrebbero ritornare in azienda per avere tutto sotto il controllo. Devo dire che qua da noi capita anche che sono i semplici impiegati che ci chiedono di lavorare molto di più in presenza, perché poi al di là poi della pandemia comunque
L'ambiente lavorativo, soprattutto se è un ambiente rilassato, un ambiente dove devi lavorare, ma che comunque così anche un ambiente poi di dove ti senti magari più a bordo se sei direttamente in azienda, e poi c'è comunque un ambiente di scambio comunque con i colleghi, quindi comunque secondo me molte persone sono anche contente di venire a lavorare rispetto magari a dover stare a casa, anche con i problemi che ci sono a casa, dove comunque a casa mia c'è cioè mia moglie che lavorava in remoto, due figlie che studiavano, tutte e due erano in remoto, quindi io me ne venivo tranquillamente a lavorare. Sì, anche che sono, è un po' una battuta, però ci sta. Sono soprattutto le donne che vogliono tornare in ufficio. Esatto, secondo me sì. Sì, questo è un tema che mi sta molto a cuore, abbiamo insomma affrontato in più di un'occasione, torneremo a parlarne. Bene. Grazie dottor Lavezzini per aver condiviso con noi questa testimonianza, le siamo molto grati di aver portato anche sul nostro tavolo questo tema delle relazioni sindacali e di una nuova così, modalità, di una nuova opportunità che possiamo creare proprio partendo dal dialogo e dalla trasparenza. Grazie a voi, grazie. Ecco, grazie dottor Lavezzini.